di abbattere sul pallone Pazzini ed Eto'o. Inizia in questo momento il match. Roma tutta ritratta nella propria tre quarti, vuole aspettare a ripartire. Aveva detto Bruno Conti nell'immediato pre-gara: giocheremo con tre attaccanti per fare noi la partita. Vabbè, per ora è l'Inter che ci prova con Maicon dalla destra, uno contro uno con Rizzo. Prova ad andare al cross, palla limita, attenzione Wesley, carica il sinistro, il tiro, a gol, 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 Snyderman, 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 Snyderman di sinistro, palla all'incrocio, al minuto 3 l'Inter è già in gol, l'Inter è già in gol. L'acuto targato Wesley Snyder, Maicon, palla al limite, Wesley con il sinistro, una palla imprendibile, imprendibile, due partite, due gol per Wesley Snyder e l'Inter è in vantaggio dopo tre minuti. De Vucinic verticale per Borriello, prova ad entrare in area, lo chiudono, parte il tiro, ci vuole una grande parata di Giulio Cesar. Ancora De Rossi che va a sostenere il compagno ricevendo il pallone, servendo in avanti, Thiago Motta non riesce ad anticipare Vucinic che adesso punta faccia alla porta, pericolo, attenzione, Vucinic prova ad andare, Cassetti, il cross che taglia l'area e c'è il pareggio della Roma realizzato da Simplicio. Si riparte da 1-1, qua vedete che va dentro bene, là in fondo Maicon non riesce a chiudere in anticipo. Il lancio lungo a cercare Borriello, attenzione Borriello, appoggia fuori per Menez che la piazza, la grande parata, doppia di Giulio Cesar, ancora c'è un fallo di mano, tutto regolare, doppia occasione da gol per la Roma. Rivediamo l'azione, Borriello appoggia fuori per Menez, il tiro, la grande respinta, il colpo di testa, poi ancora sulla replica, il colpo di testa di Borriello, la grande parata di Giulio Cesar, veramente una paratona quella di Giulio. Parte la rincorsa di Wesley, tenta il tiro, respinta corta, mischia, arriva Eto'o, salvataggio sulla linea. Palla al limite per Eto'o, palla ancora dentro per Snyder, Snyder per Thiago Motta, attenzione, Thiago allarga per Cambiasso, il controcross al centro, allontana Eto'o, il tiro, fuori. Controlla il colosso, palla messa giù, Cargiagli va in sovrapposizione, gli porta via uomo, crea spazio dentro, salta un uomo un secondo, arriva al limite, palla filtrante, Cambiasso entra in area, Pazzini, attenzione, Cucciu, il tiro, ripallo, allontana la difesa della Roma. Borriello contro Ivan Ramiro, uno contro uno, attenzione, arriva a rimorchio anche Menez che carica al destro dalla distanza, allarga per Vucinic, chiama la palla Borriello dal lato opposto, tenta il tiro, murato da Pupi. Ancora Vucinic, attenzione, nello stretto, Simplicio, entra in area solo, Giulio, parata, controcross, palla dentro l'area di rigore, allontana la difesa, Menez, il tiro, ribatte con il corpo Tiagone, che ragazzi, che grinta, che carattere. Palla ancora per Vucinic, Vucinic, lo attaccano in due, Menez, cerca di andare, Vucinic, entra in area, esce Giulio, il cross con la porta spalancata, allontana Cordoba, Rise carica un sinistro dalla distanza, ribatte la nostra difesa, Snyder, ci sono Maicon e Eto'o, palla per il Re Leone, attenzione Eto'o, entra in area dal lato destro, Maicon va verso il centro, fa una finta, il tiro, la piazza, Eto'o, 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 2-1, il sigillo del Re Leone. Che bella azione, la grande ripartenza, poi lui arriva alla finta e la va a piazzare, colpevole portiere della Roma in questo caso, è colpevole perché si fa passare la palla proprio sotto la pancia dove la capra la campa, è quella? Un po' colpevole, pallone largo ancora per Cambiasso, vede partire Pazzini, posizione regolare, è regolare, è regolare, era il gol, l'arbitro sbandiera. Wesley, parte Pazzini, posizione regolare, Pazzini entra in area, atterrato, è rigore, è rigore, è rigore ed espulsione, rigore ed espulsione di Burdisso. Parte la rincorsa, il tiro, e sono tre, Eto'o, 3-1, minuto 18.
Mamma mia, quindicesimo gol. Usciamo in palleggio con una palla giocata e andiamo in contropiede in 3 contro 3. Attenzione, Eto'o è sulla sinistra, può andare dentro, al centro Pazzini, Pazzini, parata miracolosa di Giulio Sergio. Il miracolo, era un gol fatto. Parte la rincorsa di Wesley, chiama lo scambio corto con Karja. Ancora palla per Snyder, può andare a cross, palla dentro, attenzione, Eto'o, di Thiago Motta ed è quarto, 4-1, l'assist di Samuel Eto'o e il gol del 4-1 lo segna Thiago Motta, che festeggia la sua convocazione in nazionale con il gol del 4-1. L'assist è sotto misura dentro l'area piccola, su assist di Eto'o in tuffo Thiago va a beffare Giulio Sergio, 4-1, spettacolo questa sera l'Inter. Karja per Maicon cerca il pallone dentro per Milito, posizione regolare, Milito, il tiro, la parata ancora, la parata di Giulio Sergio. Posizione per la Roma con De Rossi, il tiro, il gol della Roma. Occasionale da parte di Vucinic che si trova lungo la traiettoria, trova Vucinic lungo la traiettoria, la palla gli rimbalza quasi addosso. Posizione regolare perché sono là in fondo a tenerli dentro. Milito, attenzione, prova a servire Nagatomo che se ne può andare dalla fascia sinistra, entra in area, attenzione, ci prova, guadagna il fondo, attenzione, cross, Eto'o, porta vuota, anticipa tutti ancora. L'arbitro regala un calcio d'angolo alla Roma che non c'era assolutamente, è completamente svirgolato e il pubblico ritira fuori i fazzoletti per Tagliavento. Corner battuto, colpo di testa, palo, mischia, salvataggio, gol della Roma, incredibile, Loria. Ma guarda come si va a riaprire una gara su un calcio d'angolo che non c'era, 4-3. 4-3 per l'Inter. Eto'o sulla laterale sinistra, prova ad andare dentro, palla buona per Nagatomo, guadagna il fondo, attenzione, cerca il cross basso, Cambiasso, il velo per l'uomo invisibile, arriva Maicon, il suo destro, parato centrale. Maicon cerca in profondità Milito, attenzione Principe, si gira, palla buona per Eto'o, arriva Cambiasso, entra in aria, è solo, chiuso, lo attaccano in due, li salta, può andare a cross, palla al limite, Eto'o, miracolo Milito, no! Porta vuota, la mette in tribuna! E ripartiamo con il capitano che se ne va, azione di contropiede, 44 minuti, capitano allarga per Eto'o, lo va a contrastare Taddei, entra in aria Eto'o, guadagna il fondo, Eto'o, palla dentro, miracolo ancora, Zanetti, Cambiasso, è gol, il Cucciu! È 5! Quinto gol stagionale per lui. L'assist di Samuel Eto'o. Ancora una volta il miracolo. Poi Zanetti regala una palla a Cambiasso che questa volta non sbaglia. E possiamo dire che adesso possono dare anche un po' di recupero, ma siamo un po' più tranquilli. Inter 5, Roma 3. Che spettacolo al Meazza. Che partita. 3 minuti di recupero. Dice D'Amato, devastante Samuel Eto'o. Devastante Samuel Eto'o. Palla per Eto'o, non fischia il direttore di gara. Scambia con Karja. Cambiasso. L'arbitro dice che basta così. L'Inter batte la Roma 5-3. Ennesima vittoria, ennesima grande performance dei nostri ragazzi.